Ciao e bentornato. Oggi volevo parlarti, piuttosto guidarti, su come funziona uno strabiliante strumento di Google che è appunto Google Drive, soprattutto anche per l'utilizzo della DAD, ma oltre che ovviamente alla DAD, anche per un utilizzo professionale e anche personale. Quindi vediamo questo tutorial che va dall'A alla Z sull'utilizzo totale appunto di questo programma. Ma iniziamo subito. La prima cosa da fare è dirigerci su Google. Dobbiamo comunque assincerarci di avere un nostro account Google. Per vedere come si fa un account Google, vi metto qui in scheda il link di come creare un account Google Gmail. Allora, iniziamo. Andiamo su Google e clicchiamo sul tastone qui blu Accedi. Se noi ci clicchiamo sopra, ovviamente in questo caso ci dirà tutti quanti i nostri account che noi possiamo appunto accederci. Quindi in questo caso noi clicchiamo sul nostro account, dato che io già avevo fatto il login, quindi già avevo appunto l'email selezionata e in questo caso praticamente devo appunto andare a inserire solo la password e ora la vado a inserire. Una volta loggatoci, vediamo qui in alto che ci sono delle opzioni che Google ci dà delle scorciatoie, di cui la prima è senza dubbio Gmail, la seconda è immagini e poi abbiamo qui dei quadratini. Se noi ci clicchiamo sopra, abbiamo l'opportunità di poter scegliere tutti quanti gli applicativi che Google ci mette a disposizione, di cui appunto troviamo anche Google Drive, che è appunto questo triangolino che appunto prende l'icona di Google Drive. Ci clicchiamo sopra. Una volta che apriamo Google Drive, vediamo che l'occhio cade appunto sul lato sinistro. Una volta aperto Google Drive, in questo mio caso troviamo delle icone perché io ovviamente già ho caricato degli elementi sul mio Google Drive personale. Però se a voi è la prima volta che utilizzate Google Drive, vedrete questa pagina completamente vuota. Questo tastone qui ci permette di avere tutte quante le funzioni principali di Google. Infatti, se noi ci clicchiamo sopra, vediamo che lui ci dà la possibilità di poter creare una cartella, caricare dei file grazie appunto a caricamento di file, caricamento di una cartella, oppure tutti quanti gli applicativi di Google come documenti Google, fogli Google, presentazione Google, eccetera, eccetera, oppure se andiamo su altro. In questo caso, questi applicativi di Google corrispondono ai stessi applicativi di casa Microsoft come Word, Excel, eccetera, eccetera, che ci permettono di poter utilizzare la suite di Google anziché quella di Office. Però questo è un altro discorso. Allora, iniziamo come trasferire file su Google Drive. Come prima cosa abbiamo visto che esiste questo tastone, poi in basso troviamo delle altre funzioni che poi ci arriviamo passo passo, di cui la prima che ci cade appunto all'occhio è il mio Drive, che è appunto quella che noi teniamo già selezionata. Questo perché ci fa capire che il mio drive, quindi diciamo l'area principale che stiamo lavorando, è questa qua, un po' come se fosse la home page. Per poter caricare file all'interno di Google Drive si può fare in due maniere. Allora, la prima è senza ombra di dubbio quella di cliccare su questo tasto, cliccare su caricamento di un file. Si aprirà questa schermata e noi ci scegliamo appunto nella nostra cartella che vogliamo caricare, e quindi poter selezionare uno o addirittura più file contemporaneamente e poterli caricare senza problemi. Se io ad esempio volessi caricare più file, io dovrei premere contemporaneamente sul file che voglio cliccare e poi tenere premuto il tasto Shift da tastiera e poter selezionare, vedete, tutti quanti gli elementi che io voglio contemporaneamente. Oppure se clicco il tasto, se tengo premuto solo il tasto Ctrl, Ctrl, posso fare una selezione
di file separati tra di loro e sempre poterli selezionare contemporaneamente. Presupponiamo che in questo caso io debba caricare questi file che sono grossomodo leggeri, ok? Presupponiamo che io devo caricare questi 4 file. Quindi o li vado a selezionare così come ho fatto, oppure posso ridurre, diciamo, la schermata e appunto andarmi a pescare laddove appunto siano, può essere sul desktop, in una cartella specifica, eccetera, eccetera, tutti quanti i file che io voglio fare. Quindi posso andarmeli a selezionare così con il mouse, oppure andarmeli a pescare con Shift o con Control. E per farlo che cosa devo fare? Clicco sul file, ad esempio questo qui, e lo vado, vedete, a trascinare nell'area appunto che mi interessa, che può essere in questo caso l'area principale, oppure una cartella, che poi vediamo come si creano. E quindi vedete, grazie alla selezione rettangolare di questo blu, mi va a indicare dove sto posizionando il file, quindi o nella schermata principale o piuttosto in una cartella specifica del nostro Drive. Quindi se io voglio mettere il nostro file dentro la cartella specifica, che cosa mi bisognerà fare? Trascinare il file al suo interno e selezionarmi appunto l'area, capire dove lo sto andando a posizionare, rilasciare il mouse e vedete, in questo caso mi ha caricato il mio file. Vedete, dato che in questo caso era un file molto molto leggero, ha caricato subito. Se io invece volessi caricare più file contemporaneamente, mi basterà selezionare più file e trascinarli nella medesima maniera, oppure grazie al tasto più in alto cliccare su caricamento di file, andarmi a selezionare magari più file contemporaneamente, in questo caso cliccare appunto su apri e vedete qui si forma sempre la stessa identica schermata, dove vedete in base a qual suo caricamento, ovviamente anche in base alla vostra connessione, uscirà la rotellina che gira blu. E una volta che è finita di caricare questa rotellina, vedete che escono tutte quante le spunte V verdi, vi dirà appunto che il file è caricato con successo. In alto, avete visto, uscirà il tempo che ci mette a disposizione per poter caricare. Ad esempio, se io voglio caricare un file di grosse dimensioni, presupponiamo questo qui, ad esempio, io vado a cliccare e vedete in alto, essendo un file grande, poi relativamente anche alla vostra connessione, perché io in questo caso sto utilizzando una fibra, però se voi a casa avete un gigabit oppure avete anche una DSL, andrà sicuramente più veloce oppure più lenta in base alla vostra connessione. In questo caso vedete che il file sta caricando in una maniera sempre alla stessa velocità, però sta caricando più lentamente perché il file, essendo più grande, impiegherà più tempo nel poterlo caricare. E infatti vedete che il cerchietto qui si colorerà piano piano di blu, ok? E in alto qui ci dirà il minutaggio rimasto complessivo di tutti quanti i file che noi andiamo a caricare, perché in questo caso io sto caricando solo un file e quindi lui mi conteggia solo quel caricamento lì. Ma se presupponiamo che io stessi caricando 3-4 file, per dire di 2-3 giga all'uno, lui mi fa un conteggio totale dei file di quanto tempo impiega tutto quanto a caricare, ok? Una volta caricato il file, uscirà in questo caso la spunta verde. Vedete, se io ci vado in sopra, uscirà questa cartella. Se io ci clicco sopra la cartella, mi aprirà direttamente la cartella di destinazione, che in questo caso ovviamente è la schermata principale, ma può essere anche una cartella o addirittura una sottocartella. E quindi io, basta che ci clicco sopra, e lui mi andrà ad aprire direttamente quella cartella o quella destinazione che io gli ho dato. In questo caso non mi interessa più poter caricare questo file e quindi io clicco sulla X. Vedete? In questo caso, per mostrarvi che cosa, quest'altro tipo di icona che può comparire sopra a Google Drive. Questo caricamento annullato, in questo caso, può avvenire in 3 casi. Il primo è come questo qui, che io appunto ho annullato il caricamento.
In secondo caso può essere che la connessione ovviamente può saltare. In quel caso ovviamente non siamo noi responsabili della durata e purtroppo bisogna ricaricare di nuovo il file da zero su Google Drive. Invece il terzo caso può essere che l'unica pecca è che Google non avverte dello spazio rimanente che abbiamo sul nostro drive. Questo perché? Perché ogni drive, quindi come in questo caso Google, ha un suo spazio che ci mette a disposizione. Il suo spazio che ci mette a disposizione gratuitamente sono 15 giga per ogni account Google che abbiamo. Si possono anche espandere questi account in base ovviamente alle nostre esigenze e in base ovviamente anche al pagamento, di cui dopo andremo anche a vedere i vari pacchetti che ci offre. Quindi, se ad esempio noi stiamo caricando un file di 4 giga e abbiamo a disposizione sul nostro drive solamente 1 giga che ci è rimasto, il file lui lo inizierà a caricare, solamente che una volta arrivato a quel limite non ci avverte che il file pesa di più o pesa di meno in base alla dimensione che è libera sul nostro drive, corrispondendola ovviamente al file di destinazione, ok? Per vedere lo spazio che ci rimane, che abbiamo sul nostro drive, dobbiamo vedere l'ultima voce che ci esce sul nostro account, questa qui dove dice spazio di archiviazione utilizzato. In questo caso, ad esempio, io ho utilizzato 12,9 giga di 15 che appunto lui mi mette a disposizione. Se io anziché avere 15 avessi avuto un pacchetto più grande, anziché di 15 avrei trovato, per dire, 100, 200, 2 tera, eccetera, eccetera, giga che ovviamente ho a disposizione, ok? Questa è la cosa principale da sapere di Google Drive, quindi come trascinare i file su Google Drive e come caricarli in generale. Vediamo poi le varie schermate. Vediamo che sul mio drive c'è anche una freccettina qui a fianco. Questa freccettina mi permette di poter scegliermi tutte quante le sottocartelle o cartelle che io ho a disposizione, che poi vediamo sono le stesse che io mi ritrovo qui in home, ok? Quindi ho la possibilità di potermene andare a selezionare direttamente da qui, vedete, in base alla cartella che io voglio aprire, oppure semplicemente cliccandoci qui nella home e andarmi ad aprire ovviamente le cartelle che mi interessano. Ok? Ma come creare una cartella su Google Drive? Ed è semplice, anche qui abbiamo due soluzioni che possiamo usare. La prima, sempre riferendoci al nostro magico tasto di cui andiamo sopra, premiamo proprio sulla prima voce che dice cartella e ci andiamo a creare, vedete, esce questa schermata dove ci dice cartella senza titolo. Qui possiamo mettere una qualsiasi cartella, ad esempio facciamo tutorial YouTube, premiamo su crea e vedete che qui si è andata a creare la cartella tutorial YouTube, ok? La seconda opzione per poter creare una cartella su Google Drive è semplicemente quella di premere il tasto destro in un punto vuoto e cliccare su nuova cartella. Vediamo che qui ci esce la medesima voce e noi possiamo appunto creare tutte le cartelle che vogliamo in base ovviamente alle nostre esigenze. E col tasto destro, cliccando sempre su un punto vuoto, abbiamo l'opportunità anche qui di scegliere carica file o carica cartella. Una volta che noi abbiamo creato una cartella, è la stessa gestione che noi troviamo su un qualsiasi piattaforma, sia che sia Windows che sia Mac. Quindi possiamo aprire la cartella e al suo interno caricarci altre cose, nella stessa maniera che abbiamo visto prima. Quindi o andare su nuovo, fare caricamento file e sceglierci file di destinazione, o fare il drag and drop, cioè lo sposto e trascina, oppure semplicemente cliccare su un punto vuoto e cliccare su carica file e ci andiamo a selezionare ovviamente i file che vogliamo caricare. Le cartelle possono anche essere eliminate. E come? Se noi vogliamo eliminare appunto questa cartella tutorial YouTube, io che cosa faccio? Ci clicco sopra, col tasto destro posso fare che cosa? Posso sia rimuoverla, vedete l'ultima voce in basso, ma posso addirittura avere altri tipi di funzioni.
gli stessi che posso ritrovare anche sui file singoli, perché se io ad esempio voglio cliccare su questa foto, faccio tasto destro, ho l'opportunità di poter fare che cosa? Aprirla con anteprima, oppure scegliere apri con dei diversi applicativi, oppure poter fare che cosa? Scegliere se voglio condividerla con delle persone in particolare, quindi cliccando su condividi. Quindi se io clicco su condividi, lui che cosa mi aprirà? Mi aprirà questa schermata. Questa schermata mi dà l'opportunità di poter inserire, vedete, dei indirizzi specifici di Gmail che possono appunto inviare un invito e solo loro potranno aprire questo tipo di file, indipendentemente se è una cartella oppure un file singolo, e possono solamente loro, una volta che fanno l'accesso con il loro account Gmail, poter visualizzare il contenuto di quella cartella oppure quel file singolo che abbiamo inviato. Oppure, per poter condividere un'altra cartella con altre persone oppure un file con altre persone, qual è l'altro modo? L'altro modo è semplicemente quello di cliccare sulla cartella o sul file di conseguenza e cliccare su ottieni link. Una volta che noi clicchiamo su ottieni link, si apre una schermata molto simile a quella di prima, però vedete in basso qua che ci sta scritto? Sta scritto copia link, con un link che si va a generare specifico di quel file oppure di quella cartella. In basso che cosa troviamo? Troviamo con limitazioni. Quindi che cosa ci dice? Solo le persone aggiunte possono utilizzare questo link per aprire, quindi è un po' simile a quello che abbiamo visto prima. Se invece io vado a cliccare su clear con limitazioni, che cosa mi dà? Mi dà l'opportunità di cliccare su questo file qua, chiunque abbia il link. Se io clicco qui, che cosa succede? Che vedete è cambiato il colore. Se io ora vado a copiare il link e lo posso andare a incollare su WhatsApp, su Telegram, per email, su una chat di Facebook, ovunque io voglio, tutte le persone che avranno quel link possono aprire quel file oppure quella cartella specifica e vederne il proprio contenuto. Però il bello della condivisione, o è questo, in questo modo oppure nel modo che abbiamo visto prima, ci fa semplicemente aprire il file a quella persona solamente di quello che noi vogliamo fargli vedere. Quindi non vedono tutto il nostro contenuto. Infatti l'idea principale è quella di crearsi due cartelle, una magari con personale e un'altra ad esempio con condivisione, in modo tale che noi nella cartella condivisione andiamo a condividere tutti quanti, per dire, i nostri lavori, e per dire ci andiamo a settorializzare la cartella con i vari nomi dei clienti e i vari tipi di clienti, in modo tale che ogni cliente avrà il suo link e ogni persona quindi può gestire le cose private sue. Solamente noi possiamo avere ampia visione di tutto, ma loro possono solamente vedere ciò che a loro ovviamente appartiene tramite quel link. Il bello della condivisione, soprattutto se si parla di cartelle, qual è? È che se noi condividiamo un link di quella cartella con una persona, noi che siamo appunto gli editor possiamo caricare o cancellare i file da dentro la cartella mantenendo sempre lo stesso link, ciò che significa che una persona, ad esempio il nostro cliente, può salvarci, oppure il nostro alunno ad esempio, per quanto riguarda appunto un alunno con la DAD, può salvarsi quel link in modo tale che professore, noi lavoratori, possiamo ogni volta non creare ovviamente altri milioni di link ogni volta che dobbiamo inviare un file a qualcuno, ma sempre con lo stesso link, con la stessa cartella, possiamo caricare o cancellare i file al suo interno e la persona appunto che riceve il link può vederli sempre nella stessa cartella e può vedere sempre i file aggiornati, indipendentemente se noi ne andiamo a caricare altri file oppure li andiamo a togliere. In quel caso, se li andiamo a togliere, ovviamente lui non li vedrà più. Una volta fatto questo, clicchiamo su fine. Se noi mettiamo in condivisione una cartella o un file, ciò ci viene fatto vedere da Google. E come? Se mettiamo caso che io voglio appunto ottenere il link di questa cartella, quindi vado a cliccare su chiunque abbia il link, clicco su fine,
vedete che appare questo omino. Questo omino mi dice che questa cartella ha un link condivisibile, quindi questa cartella presumibilmente anche un'altra persona, quindi un altro utente oltre a noi, la può vedere. Questa cosa ci serve per capire che cosa, se quel file o quella cartella è condivisa oppure no. E infatti se prendiamo di riferimento quest'altra cartella, vedete non c'è l'omino, quindi significa che questa cartella possiamo vederla solo noi esclusivamente, senza che anche altre persone possano vederla. Per capire il fatto della condivisione, vi voglio portare sulla seconda voce, ovvero condivisi con me. Questa condivisi con me che cosa ci fa? Ci apre quest'area di Drive che ci fa capire tutti i file oppure tutte le cartelle e ci dà un filtro e ci fa capire quali file sono stati condivisi e quindi praticamente possiamo lavorare a distanza tramite appunto questi file. Ritornando sul mio Drive, un'altra funzione carina per quanto riguarda le cartelle, cliccando appunto con il tasto destro, è quella di poter fare che cosa? Cambiare il colore. Vedete, di default lui usa questo grigio, ma noi abbiamo l'opportunità di poter cambiare il colore, ad esempio rosso, blu, tutti i colori che noi vogliamo, e poterci quindi potercela gestire in questo modo e poter farci così cadere l'occhio direttamente su quello che noi vogliamo, oltre che ovviamente poterla rinominare o addirittura anche scaricare. Quindi che significa scaricare? Significa che noi possiamo scaricare tutto il contenuto di una cartella. Presupponiamo che in questa cartella, per dire, ci sono, ad esempio come in questo caso, tanti file. Io posso sia aprire la cartella e poter scaricare ogni file singolarmente se non mi interessano magari tutti quanti, oppure semplicemente cliccare sul tasto destro su questa cartella, cliccare su scarica, in questo caso si apre questa schermata preparazione di download. Che cosa farà lui? Inizierà così il download di questa cartella, ce lo comprime in zip. Infatti una volta che lui ce lo comprime in zip, ad esempio io già tengo l'esempio pronto qui sotto, ci aprirà una cartella del genere, vedete? Con tutti quanti i file che conteneva al suo interno, ok? Questi file che conteneva al suo interno era una cartella che io avevo prima su Google Drive. Ovviamente questo processo possiamo anche interromperlo, come farò io in questo caso, cliccando appunto sulla X e interrompendo il procedimento. Un'altra opzione che possiamo fare cliccando col tasto destro su una cartella è quella di poterla spostare in. Spostare in che significa? Noi possiamo spostare la cartella, vedete, in qualsiasi posizione noi vogliamo sul nostro Drive. Quindi presupponiamo che questa cartella noi la vogliamo spostare in tutorial YouTube. Noi che facciamo? Abbiamo cliccato col tasto destro, abbiamo cliccato su sposta in, clicchiamo su tutorial YouTube, mettiamo sposta, sei sicuro? Sì. E vedete che in questo caso la cartella ce la ritroviamo appunto dentro a questa cartella che è tutorial YouTube. Se noi vogliamo rispostare questa cartella, possiamo ripremere sopra, andare sposta in. In questo caso ovviamente ci clicchiamo sul mio Drive, quindi clicchiamo sulla freccettina qui di fianco e clicchiamo appunto su sposta qui. Ci riuscirà questa schermata ed ecco qui la cartella, ce la ritroviamo di nuovo sulla nostra schermata. Un'altra opzione che possiamo fare su quelle cartelle è quella là di contrassegnarle appunto a speciali. Che significa? Se noi abbiamo cliccato appunto sulla stellina, queste speciali le ritroviamo in quest'altra sezione. Vedete qui che ci troviamo sulla sinistra, abbiamo visto condividi con me e poi troviamo speciali. Se noi andiamo su speciali è un ulteriore filtro che Google ci mette a disposizione per poterci andare a pescare magari quelle cartelle che sono di nostra maggiore utilizzo o comunque che noi reputiamo preferite e andarcele a pescare direttamente qui. Quindi magari qui andiamo a selezionarci su 10 cartelle, per dire, solamente 2 o 3, quindi noi sappiamo che quelle là che noi usiamo maggiormente sono nelle cartelle speciali. Ovviamente questa stessa cartella possiamo anche rimuoverla da speciali cliccando col tasto destro e quindi su rimuovi da speciale. Le altre funzioni che abbiamo
cliccando sul tasto destro su quest'altra cartella, sono molto secondarie, di cui mostra la posizione della cartella, ci va a dire dove è posizionata questa cartella, oppure abbiamo l'opportunità di poter cercare in questa cartella. Presupponiamo che ci sono tanti file, come in questo caso, se noi clicchiamo su cerca in Drive possiamo appunto scegliere il nome di quello che noi andiamo a cercare e poterlo selezionare in base a quello che noi ci serve cercare. Abbiamo visto che possiamo caricare dei file, questi file li possiamo caricare o nella directory principale, nella cartella principale di Google Drive, oppure semplicemente creando una cartella e posizionare i file al suo interno. Ma su Google Drive abbiamo anche l'opportunità di poter caricare direttamente una cartella con tutti quanti i suoi contenuti all'interno, senza che noi dobbiamo prima creare la cartella e poi caricarci i file all'interno. Per fare questo procedimento è sempre identico, quindi o clicchiamo sul file su nuovo e cliccare appunto su caricamento cartella, vediamo che in questo caso si apre una cartella come ad esempio questa qui. Se io ci clicco sopra e faccio su carica, vediamo che ci uscirà questo alert, questo messaggio dove ci dice caricare 17 file in questo sito, perché all'interno di questa cartella appunto conteneva 17 file. In questo caso io clicco su carica e vedete in basso che appare. Appare sempre la stessa schermata di caricamento dove mi dirà la cartella frame di 2 di 17, perché ovviamente al suo interno contiene tot file in questo caso. Quindi una volta che, infatti vedete, già si è creata la cartella frame sopra alla schermata qui, abbiamo l'opportunità di poterla caricare direttamente. Quindi la stessa cosa, oltre che andare su nuovo e caricamento di una cartella, possiamo anche andare sul nostro desktop, prendere la cartella di riferimento e spostarla, vedete, così come appunto abbiamo visto prima. Ok? Nulla di più semplice. Ora finiamo il caricamento, quasi finito. Ok, una volta che abbiamo terminato il caricamento, clicchiamo sulla cartella e vediamo tutti quanti i file che c'erano appunto all'interno di quella cartella e ce li ritroviamo appunto direttamente sul nostro Drive. Un'altra schermata principale che troviamo sempre sul lato sinistro è la schermata di recenti. Recenti che cosa ci va a identificare? Ci va ad identificare gli ultimi movimenti che noi abbiamo creato su Google Drive. Quindi in questo caso mi andrà a dire tutte quante le ultime file che io sono andato a creare in ordine cronologico ovviamente su Google Drive. Quindi tutti i file che io sono andato a caricare oppure a leggere, modificare, una sorta appunto di cronologia che io ho di quello che ho fatto su Google Drive. Ok? Quindi ritornando sempre nella nostra schermata principale, che cosa dobbiamo dire più? Che infine esiste anche il cestino, perché abbiamo detto che su Google Drive abbiamo uno spazio che è nostro, però è uno spazio comunque limitato in base ovviamente a quello che noi ci andiamo ad offrire, sia se sono i 15 giga gratuiti sia se sono un pacchetto di abbonamento che noi andiamo a creare. Comunque è uno spazio limitato e comunque questo spazio limitato deve essere comunque gestito in un modo e quindi poter gestirsi i file, quindi sia caricarli ma soprattutto anche cancellarli. Per poter cancellare un file o una cartella abbiamo detto che bisogna cliccarci sopra e andare sulla voce rimuovi. Se noi clicchiamo sulla voce rimuovi, che succede? Il file non viene cancellato direttamente, ma ogni file o ogni cartella viene buttata dentro alla voce cestino. La voce cestino funziona sempre come quella là di Windows oppure di Mac, che cioè che significa che se noi cancelliamo un file dal nostro computer ce lo ritroviamo nel cestino, poi una volta nel cestino possiamo eliminarlo definitivamente. E come possiamo eliminarlo su Google Drive? Identico a come lo eliminiamo su Windows o su Mac. Quindi se noi clicchiamo su cestino ci aprirà appunto la schermata del cestino. In questo caso se noi clicchiamo col tasto destro su un'immagine non ci darà tutte le opzioni che avevamo prima, ma bensì ce ne dà solo due: o quella di ripristinare
il singolo file oppure di eliminarlo definitivamente. Però attenzione, abbiamo anche l'opportunità di poter svuotare, vedete in alto qui, svuota cestino, tutto quanto quello che noi abbiamo nel cestino e quindi eliminarlo del tutto. Attenzione che se noi buttiamo la roba nel cestino non ci viene eliminata subito, però Google ci dà solo 30 giorni di tempo per poter avere l'opportunità di poter ripristinare i nostri file qualora noi li abbiamo eliminati per sbaglio, comunque spostati nel cestino per sbaglio. Quindi attenzione, infatti ce lo dice stesso lui in alto, che gli elementi nel cestino vengono eliminati definitivamente dopo 30 giorni. Quindi che significa? Che se noi buttiamo la roba nel cestino e ci dimentichiamo di svuotarlo, lui lo farà per noi ogni 30 giorni. Però se noi abbiamo l'opportunità di poter ripristinare un documento che noi magari teniamo salvato solo su Drive e per sbaglio l'abbiamo salvato nel cestino, attenzione, perché dobbiamo comunque ricordarci di poter andare sul tasto destro, cliccare su ripristina e in questo caso lo ritroviamo sul nostro Drive. La selezione su Google Drive può avvenire come avviene su un computer normale, ovvero poter tenere premuto il nostro mouse e poterci selezionare, vedete, o le cartelle o i file oppure contemporaneamente anche tutte e due le cose e poter gestire quale selezionare e quale no. In alternativa possiamo farlo anche con il tasto Shift, vedete, oppure con il tasto Control se si trattano di elementi diversi e non di una selezione unica, vedete. In questo caso ho l'opportunità di potermi selezionare i file e potermeli andare a gestire, quindi a eliminare, cambiare, eccetera, scaricare, eccetera, eccetera, in base ovviamente a quello che devo fare. Quindi la stessa cosa può avvenire anche nel cestino. Quindi se io voglio cancellare definitivamente tutti quanti questi file, o vado su svuota cestino, oppure voglio anche ripristinarli, attenzione, stesso discorso. Quindi io posso o selezionarli così col mouse tutti quanti, oppure andarmeli a selezionare con Shift o con Control, fare tasto destro e avere l'opportunità di o eliminarli definitivamente o ripristinarli. Un'altra funzione importante di Google, più che altro per l'aspetto grafico, è quella delle impostazioni. Le impostazioni che troviamo qui in alto, vedete, sono classificate da questa rotellina. Questa rotellina che cosa ci dice? Ci dice che noi possiamo avere delle opzioni che ci permettono appunto di poter migliorare il nostro Drive. Se noi clicchiamo sulla rotellina ci uscirà una schermata che dice impostazioni, scarica drive per desktop e scorciatoie da tastiera. Se noi clicchiamo su impostazioni abbiamo tre voci che si aprono, ovvero la voce generali, dove appunto ci dice il nostro spazio di archiviazione, lo stesso che troviamo qui sul lato sinistro, e quindi poter vedere quanto spazio noi abbiamo ancora sul nostro drive e quando appunto ce ne serve per poter magari caricare un file se lo spazio che teniamo non ci basta, oppure avere l'opportunità di poter acquistare uno spazio nuovo, poter poi convertire i caricamenti, cioè converti i file caricati nel formato di editor di documenti Google. Significa che se io vado a caricare un file ad esempio doc eccetera eccetera, lui me lo va direttamente a modificare con i file specifici per quanto riguarda appunto la suite di Google. Poter cambiare lingua, oppure crea, apri e modifica file recenti di Google, di documenti Google, cioè quindi le applicazioni che abbiamo detto prima, quindi documenti Google, fogli eccetera eccetera, su questo dispositivo anche se sei appunto in modalità offline. Cioè significa che se io voglio creare dei documenti di testo oppure file su fogli, che sarebbe il corrispettivo di Excel eccetera eccetera, io posso crearli anche in assenza di internet e Google in automatico, non appena avrà possibilità di poter connettere il nostro dispositivo, che sia un telefono oppure lo stesso il computer, appena avrà anche una sola linea di connessione lo andrà a salvare in automatico. Oltre a questo, un'altra cosa che c'è da sapere, cioè una cosa importante, sono le notifiche. Le notifiche possiamo sia ovviamente
cliccarle, possiamo sia ovviamente attivarle che disattivarle. E praticamente che cosa ci va a notificare? Se noi mettiamo la notifica sul browser, noi riceveremo aggiornamenti sugli elementi di Google Drive nel nostro browser. Se invece mettiamo per email, riceviamo gli aggiornamenti sugli elementi di Google Drive tramite email. Quindi significa che ogni nostra attività che noi facciamo su Google Drive oppure lo spazio eccetera eccetera ci verrà notificato o per email oppure tramite il browser. Se noi clicchiamo invece su gestisci applicazione, abbiamo l'opportunità di poter selezionare tutti quanti gli applicativi di Google che possono essere oppure possono appunto collaborare con il nostro Google Drive. Se noi clicchiamo sempre sul tasto impostazioni, abbiamo l'opportunità di poter scaricare Google Drive anche per la versione desktop. Ciò significa che non dobbiamo recarci ogni volta su Google, poi cliccare in alto e cliccare su Drive, ma bensì avere un'applicazione da desktop che ci permette di creare una cartella di condivisione dove ogni cosa che noi buttiamo lì dentro la ritroviamo appunto sul nostro portale di Google, quindi una scorciatoia sostanzialmente di da desktop. In ultimo invece troviamo scorciatoie da tastiera, che non sono altro che tutte quante le scorciatoie che noi possiamo cliccare da tastiera per poter avvantaggiarci ed essere più rapidi nei movimenti. Ad esempio qui ce ne sono tantissime, ma faccio il punto di riferimento a quale? Ad esempio la combinazione CTRL e il tasto A. Praticamente se io clicco su CTRL e il tasto A, vedete, si è selezionato in automatico tutto. Quindi per fare una selezione completa delle cose io clicco CTRL A e quindi mi vado a selezionare tutte quante le cose, come può essere anche la selezione, una volta che ci clicco sopra una cartella, può essere anche CTRL C o CTRL V che mi corrispettiva appunto al copia incolla oppure CTRL X taglia eccetera eccetera. Tutte quante le scorciatoie noi le rivediamo in scorciatoie da tastiera e poter impararle in base appunto al nostro utilizzo. Un'altra cosa simpatica di Google Drive è quella che noi vediamo in alto questa schermata, che non è altro che una schermata di che cosa? Di tutte quante le ultime attività che noi abbiamo fatto su Google Drive, quindi gli ultimi file che noi abbiamo caricato. Ovviamente se noi andiamo a cancellare i file si andranno a cancellare anche in questa schermata. Questa qua non è altro che appunto accesso rapido, quindi un accesso rapido agli ultimi file che noi abbiamo creato. Ma se questo accesso rapido noi lo vogliamo disattivare, come possiamo fare? Ed è semplice, basta andare qui sul nostro ingranaggio, cliccare su impostazioni e cliccare, vedete qui, su suggerimenti, quella versione che abbiamo saltato prima. Ovvero se noi clicchiamo, vedete, su questo tasto, vedete che come per magia dietro è sparito il nostro accesso rapido. Quindi avere magari una privacy maggiore oppure semplicemente perché quella schermata ci può dare fastidio eccetera eccetera, noi possiamo avere l'opportunità di poterlo attivare o disattivare cliccando appunto su impostazioni e scendere in basso su suggerimenti, cliccare o quindi attivare o disattivare la nostra funzione. Oltre a questo possiamo avere anche un altro tipo di schermata, che diciamo questa è quella là che lui ci mette di default Google Drive, ma se noi clicchiamo, vedete qui dove sono queste icone, su questa icona qui, se noi ci clicchiamo, vedete, possiamo cambiare o in questa schermata qui o in quest'altra schermata in base ovviamente al nostro utilizzo. Un'altra cosa da vedere è che se noi clicchiamo su un qualsiasi file o su una qualsiasi cartella, diciamo le tre cose principali che ci mette a disposizione Google, ovvero la condivisione tramite link oppure la condivisione personale con una persona oppure l'eliminazione di un file, ci dà queste opzioni di scelta rapida anche qui in alto. Se noi vogliamo vedere invece il peso di un determinato file, che cosa dobbiamo fare? Se noi ci clicchiamo sopra un qualsiasi file, vedete che sulla parte destra qui si apre questa schermata dove ci fa vedere l'anteprima della foto in questo caso, e poi in basso qui ci dice il tipo, che è appunto un'immagine, la dimensione, quindi quando va a pesare, e lo spazio utilizzato sopra a Google Drive, e poi sotto ci esce anche una cronologia di quando noi l'abbiamo caricato, l'orario, la data eccetera eccetera, che appunto ci serve per avere un quadro completo della situazione.
Un'ultima cosa, quando noi stiamo per riempire il nostro spazio su Google Drive, che cosa abbiamo? Abbiamo questa alert, cioè questa notifica che Google Drive ci mette a disposizione. In questo caso, ad esempio, io ho quasi riempito tutto quanto il mio spazio perché di 15 giga io ne ho riempiti 12,9. Quindi, lui che cosa mi dice? Mi dice così, hai utilizzato una quota rilevante, in questo caso l'86%, dello spazio di archiviazione. Quindi mi dice, stai attento perché stai riempendo lo spazio, lui in un certo modo ti avverte e quindi ti dà la possibilità di poter fare che cosa? O svuotare lo spazio e quindi recuperare lo spazio, oppure andare ad acquistare uno spazio in più. Qualora noi siamo interessati a voler acquistare uno spazio in più, come possiamo fare? Andiamo su acquista spazio di archiviazione, ovvero proprio l'ultima voce. Una volta cliccato sopra, vediamo che si apre questa schermata. Questa schermata ci usciranno tutti quanti i vari piani che noi possiamo scegliere in base alle nostre esigenze, ovvero quello di 100 giga, 200 giga, 2 tera, eccetera, eccetera, selezionarci il nostro piano e cliccare qui su esegui l'upgrade. In questo momento praticamente ci chiederà ovviamente i nostri dati di pagamento, le nostre credenziali e quindi in quel momento in poi il nostro account verrà abbinato a quel tipo di abbonamento e quindi verrà maggiorato a livello di spazio che servirà per poterlo gestire. Google Drive esiste, diciamo, con questa versione da desktop, ma esiste anche come versione applicazione. L'applicazione, sia se si parla di iPhone, sia se si parla soprattutto di Android, funziona nella medesima maniera in cui abbiamo visto sul desktop. Quindi, se noi scarichiamo l'app Drive, Google Drive di Google sul nostro telefono, sia se si parla appunto di iOS, sia se si parla di Android, funziona nella medesima maniera. Quindi anche da cellulare noi possiamo condividere una cartella, un file con chiunque noi vogliamo, semplicemente cliccando appunto sulla cartella, cliccando appunto sopra a condividi link e poterlo condividere con qualsiasi altra persona. Ma la cosa bella è che noi possiamo caricare i file, per dire, sul nostro computer a casa e in quel momento, grazie al nostro account, ritrovarceli sul nostro account, dove noi possiamo accederci o con il nostro telefono o tramite allo computer, per dire, allo studio, e trovare sempre quei file lì dove vogliamo e poterli scaricare su qualsiasi dispositivo noi vogliamo, grazie appunto all'accesso che noi abbiamo grazie all'applicazione sul nostro telefono oppure tramite browser o applicazione da desktop sul nostro computer. Un'ultima cosa è che Google, abbiamo detto, ci mette a disposizione tutti quanti gli elementi che sono la suite di Google, ovvero appunto soprattutto per la DAD, come ad esempio Classroom, oppure documenti, fogli, presentazioni, eccetera, eccetera. Se io ad esempio ora voglio cliccare un documento, ad esempio su Google, e voglio creare questo file, ogni file che io vado a creare, vuoi che sia su Classroom, vuoi che sia su fogli, su documenti, eccetera, eccetera, me li andrà a salvare sul mio spazio di Drive. Quindi ogni file che io vado a salvare sopra alla suite di Google, lui me lo andrà a posizionare dentro il mio Google Drive, dove io poi lì lo posso scaricare sul computer o posso tranquillamente eliminarlo o modificarlo. Con questo mega tutorial spero di esserti stato utile nella spiegazione di Google Drive. Per qualsiasi dubbio, domanda, eccetera, eccetera, non esitare a scrivermi nei commenti, che sono felice di poterti rispondere e poterti aiutare. Se ti fa piacere ed il tutorial ti è stato utile, ma soprattutto hai voglia di vedere tutti quanti i miei video, iscriviti al canale, metti mi piace, la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!